Allora, premetto che cercherò di essere il più calmo possibile. Ecco, però questi distorti, questa distorsione temporale che manco Dragon Ball Super ha un po' rotto. Gioca e divertiti, by Anubis. Ah, è il creatore di quest'hack. ROM rippata da Ant e Anubis per PokémonMillennium.com. Ah, ciao, scusa se ti ho fatto attendere. Ti trovi nel mondo dei Pokémon. Mi chiamo Birch. No, aspetta. Hai usato una ROM ITA? Sei un ragazzo, una ragazza, sono un bimbo. E mi chiamo. Ma sì, perché no? Tanto si comincia nel solito camion. Ho tanta paura, tanta. Veramente, che cosa ci attenderà al di fuori di questa misera copertura, questo piccolo rifugio che ci separa da un mondo che so di non voler vedere? Non ho paura. Così questa è la regione di Hoenn. Ma dove sono tutti? E dov'è la mamma? Ha deciso di smetterla di entrare nelle acque e dire guarda che c'è l'orologio da sistemare perché si era rotta pure lei, però io la butto lì. Sarà meglio dare un'occhiata in giro. Diamo un'occhiata in giro. Scommetto che non si può entrare. La porta è chiusa, eppure l'accademia dovrebbe essere questa. Hanno scoperto l'esistenza delle chiavi e tu, brutto idiota, te le sei dimenticate, non è che. Cioè adesso. Pronto? Sì, sono io. Sì, lo so che le devo ancora un sacco di soldi per quel carico dell'altra volta. Sì. No, no, non ne voglio altre, solo per chiedere a chi cazzo sta vendendo tutta quella roba. Cioè, insomma, no, perché poi mi escono certe cose, non vorrei, capisci? Ecco, no. Solo che, per favore, si dia un contegno, signor Kangu. Sì, poi ti sto già odiando. Un'altra, e magari andiamo avanti così. Ah no, ok, almeno la flag ce l'ha messa. Qua non si può entrare. Sì, si può entrare. Scommetti che questo qui è posseduto? Ah no, strano. Il professore è fuori per una ricerca sul campo. Mi dispiace, ma non c'è. Ah sì, ti spiego cos'è una. Indovina cosa dobbiamo fare per andare avanti? Sì, la solita. Ehi, sono stato colto di sorpresa mentre ero intento a studiare Pokémon. Mi hai salvato, grazie. Ah, tu chi sei? Pensavo non fosse rimasto più nessuno. Nel posato per chiacchierare. Vieni al mio laboratorio Pokémon più tardi, ti va? Per forza. Eccoci a casa mia. Questa non è casa tua. Cioè, mi stai dicendo che stai studiando così tanto da esserti dimenticato di avere una famiglia? Un essere diabolico, secondo me è Black. Te cosa stai facendo qui? Ti hanno messo in castigo? Che cosa? Eccola la roba. Quale cartello? Oddio, adesso. Sentiamo un po'. La zona ormai è persa, ma sento che qui c'è qualcosa che non va. Sarà meglio usare il D-Finder. D-Finder? Di che cosa si tratta? Oh, ciao Vongole. Chi sei tu? Infatti, tu chi sei? Non sono dovuto rispondere. Sei la figlia del prof! Oh mio Dio, le rivelazioni! Io però ancora mi sto chiedendo una cosa. La città dei numeri è un glitch della prima generazione di rosso, blu e giallo, no? E vabbè, aveva delle leggende metropolitane, creepypasta, non so da dove siano uscite fuori, ma non mi sembrava ne avesse. Comunque, ok. E questo gioco qui è ambientato in Smeraldo. Non dovrebbe avere senso che Brennan sappia della città dei numeri, che tra l'altro è un glitch di un videogioco. Brennan non dovrebbe essere a sua. Cioè, nel senso.
Io non ho smesso di leggere Jojo Lion per questo. Cioè, non ho capito. Questo qui è un tentativo di emulare il Capitan Wishidog. Non ho capito. Almeno Wishidog si era impegnato un po' per cambiare le mappe o qualcosa. Non capisco perché tutti quanti. So usare Advanced Map. E allora, prima buia che faccio, carico su. Sentiamo. Aiutami, ti prego. Sei mio, Ra. Accidenti. Tra l'altro. Di qua si saltano tutti. È come Petalipoli. Qua c'è la nebbia. Non mi fa presagire nulla di buono. Ma perché? Per cui è il viaggiatore interdimensionale. Come ci sono arrivato? Perché la manco i teletrasporti si fa. Altri script riciclati a caso, perché noi non sappiamo neanche fare uno script che dice: guarda, sono un cattivo, ah, ti sfido. Quello lì sarebbe il demonio? Pensavo che quelli del Timidro fossero considerati zingari al massimo, però. Cioè, un po' stereotipati. Ah, e così sei qui, pensavi di riuscire a fuggire, eh? Mi spiace, ma non puoi fregare un servo del male. Perché lui, nel caso non l'aveste capito, è quello cattivo. Preparati, ti darò in pasto alle tenebre, che siamo finiti nella traduzione della 4Kids di Yu-Gi-Oh! Adesso. Tu sei un servitore dell'entità, sì, non ti conviene intromettere. Sto cercando una persona, persona di Alba Nova, aspetta che ti risponda, no, sì, adesso ti sconfiggo. Chi l'avrebbe mai detto? Addirittura un pugino perché è un Pokémon di tipo buio e il buio è cattivo, quindi. Stavo parlando col tizio ed è crashato. Non mi ripeterò dicendo che è per colpa vostra che l'Italia è hacking uguale schifo. Però se vedete che. L'aroma dei problemi seri. Che cazzo la mettete lì a fare? Ma ci giocate prima di pubblicare sta roba? Prima di pubblicare una roba, ci giocate? E comunque, caro Marco, io ti odio per avermi fatto vedere sta cosa. E odio ancora di più il creatore. Va bene?